attrezzatura per l'uscita di oggi: scarponi, cordini, moschettoni a ghiera e un secchiello, imbrago e naturalmente il casco. Infine, nel caso incontrassimo nevai ripidi, ramponi e piccozza. La meta della giornata sarà il nuovo bivacco Gervasutti al Frebus in Val Ferré. La modernissima costruzione è oggetto di ammirazione e polemiche. Futuro dei bivacchi o ecomostro? Cercheremo di capirlo. Il sole non illumina ancora la Val Ferré quando lasciamo il parcheggio nei pressi della Vachey. Ci portiamo subito sulla destra orografica. Il sentiero si fa quasi subito incerto, tant'è che... Si sente perso. Comunque qua è pazzesco. Ritrovata una traccia più sicura, inizia il guadagno di quota, che sarà quasi costante fino all'arrivo. Dovremo infatti risalire questo vallone per quasi 1200 metri di dislivello. Il sentiero è per lo più individuabile seguendo i bolli gialli sulle rocce. Di fronte a noi il sole sta iniziando ad illuminare anche il vallone di Malatrà, che ospita il rifugio Bonatti. Il nostro cammino si snoda invece in una zona ben più aspra, circondata da grandi pareti rocciose e ghiacciai. Incontriamo presto il primo di una serie di guadi. Questo è piccolo e superarlo non è un problema. Qualcun altro invece è decisamente più impetuoso già di buon mattino. Non possiamo non aspettarcelo e nel pomeriggio non sarà una passeggiata. La salita prosegue. Costeggiamo ora le rocce levigate dal ghiacciaio di Frebus, ritiratosi ormai più in alto. La pendenza è sempre decisa. La traccia ci porta a costeggiare uno dei tanti rivoli fino ad entrare in una gola rocciosa. Per uscirne si affronta il primo tratto attrezzato. Il gruppo davanti a noi sta già risalendo lungo il primo canapone. Si tratta di una parete di circa 50 metri di altezza, preceduta dall'ennesimo guado. Per prepararci ad affrontare questo passaggio in sicurezza, in un punto comodo indossiamo casco e imbrago. Ci assicureremo al canapone con un cordino o una fettuccia. I bolli gialli indicano il guado e l'inizio del canapone. La parete è ripida, ma la difficoltà non sembra alta. Si tratta di una parete di solida roccia, non verticale, ma comunque ripida, con difficoltà di secondo grado o poco più, resa più facile dall'attrezzatura. È possibile aiutarsi con il canapone, oppure usarlo solo per sicurezza e salire arrampicando. Nell'ultima parte la pendenza si riduce. All'uscita della parete ritroviamo il sole, il bivacco Gervasutti è ora riconoscibile proprio di fronte. La parte centrale è nuovamente superato, per adesso possiamo fare a meno dell'attrezzatura. Siamo alla quota della testata del ghiacciaio di Frebus, immersi nel grandioso scenario delle Grand Jorasses. Dietro di noi la Val Ferré e il vallone di Malatrà, dominato dalla Grand Rochère. Da questa angolazione il bivacco si riconosce soprattutto grazie alla colorazione rossa della parte frontale.
I guadi ormai non si contano più. Qualche grande placca poco inclinata lascia intuire come da qui in avanti si procederà per lo più su roccia con qualche nevaio. Date le condizioni della neve, i ramponi non saranno necessari. Un'area detritica porta ad un secondo nevaio, ma neanche questo richiede l'uso di attrezzature che comunque abbiamo con noi. Un'alternanza di placche, pietraie e neve costeggiate dalla lingua del ghiacciaio di Frebuse conduce alla base della parete su cui è posto il bivacco Gervasutti. L'ultimo tratto è tutto su roccia ed è in parte attrezzato. Come per la parete precedente, verranno utilizzati il casco e il necessario per farsi sicura sul canapone. Vedi, sono questi belli rossi. Gli ultimi metri di salita sono decisamente ripidi, quasi verticali. Al termine della parete, il bivacco è raggiunto. Posto su un ripiano roccioso, il bivacco è formato da un basamento orizzontale a sbalzo sulla parete appena risalita, sorretto da 6 piedini regolabili. Al di sopra del basamento sono fissati i moduli in sandwich di composito che costituiscono il bivacco e li trasportati sul posto. 2 scalette metalliche consentono l'accesso dai 2 lati. L'arredamento interno comprende una cucina elettrica. La grande vetrata frontale offre una visuale panoramica sulla Val Ferret. È presente un computer con connessione permanente a internet e una rete Wi-Fi. L'alimentazione è fornita da una serie di pannelli fotovoltaici installati sul tetto e sulla parete a fianco del bivacco e da una batteria. L'ambiente di roccia e ghiaccio che circonda il bivacco è spettacolare. La discesa non sarà velocissima e avverrà lungo la stessa via di salita. Alla partenza dal bivacco si affronta quindi subito la prima parete attrezzata. A seguire i nevai. Sotto il sole estivo la neve è inevitabilmente marcia.
Con le alte temperature del giorno, la portata dei torrenti può aumentare di parecchio. Capiremo strada facendo se questo sarà un problema o no. I nevai si sono ammorbiditi, ma non rappresentano comunque una difficoltà. Altro torrente da guadare, con qualche piccola difficoltà ma con successo. Un tratto di sentiero conduce alla parettina attrezzata. Considerata la conformazione della roccia, è sicuramente possibile disarrampicare oppure calarsi più velocemente grazie al canapone. Caso assicurarsi alla corda è vivamente consigliato. Al termine dei 50 metri di discesa si attraversa il torrente che ne costeggia la base e si prosegue sul sentiero. L'attrezzatura non servirà più. Dopo una serie di guadi, eccoci arrivati al problema. Del resto, ce l'aspettavamo. In salita abbiamo attraversato il torrente in questo punto. Adesso è impensabile. L'unica cosa da fare è continuare a scendere verso il fondovalle alla ricerca di un punto migliore. Qualche ometto lascia intendere che non siamo certo i primi. Più in basso, ormai quasi alla confluenza con la Dora di Ferré, il torrente si frammenta ai regagnoli più piccoli. È il momento di attraversarlo. In breve raggiungiamo i sentieri nel bosco di fondovalle. Benché fuori dalla traccia della salita, la direzione da seguire è ovvia. No, di là. In breve si ritrovano sentieri più turistici e il ponte sulla Dora. Dall'altro lato del fiume la strada riporta al punto di partenza. E se il bivacco Gervasutti sia un mostro o no, lo lasciamo decidere a voi.